ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. La passione per la musica, quella per il calcio. Samuele Micarelli se ne va troppo presto, a 21 anni. Sogni polverizzati contro un albero. Nella notte, tra sabato e domenica, intorno alle 4, lungo la strada provinciale 22 tra Ponti e Torrone, a Camerino. Per cause ancora in corso di accertamento, la Fiat 500 sulla quale sedevano Samuele e altri tre giovani, incluso il fratello gemello Emiliano, ha sbandato per poi uscire di strada. Sul posto, i carabinieri di Camerino, i mezzi di soccorso del 118, i vigili del fuoco e anche l'eliambulanza, che ha trasportato il ferito più grave all'ospedale regionale di Torrette, mentre gli altri due ragazzi, non in pericolo di vita, sono stati portati all'ospedale di Camerino. Secondo una prima ricostruzione, i giovani stavano facendo rientro da una festa di laurea quando la vettura ha terminato la propria corsa contro un albero vicino alla carreggiata. Impatto fortissimo. Micarelli, seduto accanto al conducente, è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Per il 21enne, nonostante i tentativi di rianimazione, non c'è stato nulla da fare. Samuele e il gemello Emiliano, in arte Mati e Santi, componevano canzoni. Ma oltre all'amore per la musica rap, quello per il calcio. In passato Samuele ha giocato con le giovanili dell'Ancona, mentre papà Fabio, allenatore, dal gennaio scorso è a Genova, alla Sampdoria, in qualità di collaboratore tecnico di Marco Giampaolo, tecnico della prima squadra blucerchiata. Proprio l'Ancona e la Samp hanno scritto messaggi di cordoglio per Samuele Micarelli. Sai che sei tu il perché?